Inside Fishing, così abbiamo voluto chiamare questa serie. E di sicuro le parole non lasciano adito a dubbi. Il nostro intento, le nostre intenzioni sono quelle di approfondire, di entrare all'interno di ogni singola tecnica che noi andremo a trattare. Questa volta parleremo di feeder, parleremo ancora una volta di feeder, una tecnica assolutamente in ascesa. Ebbene, allora quando noi vogliamo entrare veramente all'interno di una tecnica, quando vogliamo esplorare i meandri di questo particolare approccio, beh, allora non possiamo far altro che affidarci a Nando Carnevale e Francesco Di Veronica. Per loro il feeder è una vera filosofia. Bene, allora sentiamo da questi feeder men di che cosa parleremo oggi. Allora, ci troviamo al lago Carp Island. Questa era una ex cava di ghiaia, poi trovata la falda acquifera si è riempita ed è diventata il lago che voi vedete. L'acqua è molto limpida, cristallina, tant'è che permette il proliferare di una notevole vegetazione che è tutta intorno al lago e tende ad arrivare fino in superficie. Questo è il motivo per cui qui ci sono molte tinche, ci sono anche alcuni cavedani e delle carpe molto grosse. E il nostro target sono le tinche. Dove le cerchiamo? Le cerchiamo dove c'è erba, ovviamente. Quindi facciamo una bella mappatura del fondale, trovati i punti di vuoto dove non c'è l'erba, nel mio caso a 21 metri, e facciamo un tappeto di alimentazione e poi ci andiamo a pescare sopra. E il lago ha acque molto cristalline e la vera difficoltà è riuscire a portare le esche nel modo corretto e a cercare le tinche, perché la tinca è un pesce che si localizza molto. Questo è quello che noi faremo oggi. Iniziamo la nostra sessione a tinche dalle pasture e dalle esche. Adesso ve le andrò a presentare una ad una. Pastura, elemento fondamentale. Le tinche vedono rosso. Quasi tutte le pasture da tinca sono di colore rosso. Noi useremo la Silver X Specimen, che è prodotta in due versioni. La versione da tinche è rossa, carpe e tinche. È una pastura molto fruttata, ricca, con semi di miglio, semi di canapa, molti elementi grossi. Serve a fare un tappeto molto grande, non fa nuvola ed è inerte. Alle tinche piace pascolare lentamente e raccogliere tutto ciò che trovano e sono molto attratte dal colore rosso. Una volta bagnata diventa di un rosso veramente intenso, può essere utilizzata sia a gabbietta bagnata poco o diventa molto tenace e pesante da method. Può essere anche utilizzata per fare delle palle e creare il fondo, perché è una pastura collosa e pesante. Sarà la base della nostra pescata. Altro elemento molto importante è l'additivo liquido, il liquid worm. Le tinche sono innamorati dei vermi, è una delle esche con cui anche i nostri nonni pescavano le tinche, due grossi vermi. Bene, il liquid worm è un liquido a base di verme, di estratto da verme, di colore rosso intenso ed è molto profumato ed è importante perché le tinche sentono il verme anche da lunga distanza. Red krill pellet, una cosa molto importante. Quando si pescano le tinche e sono in buona quantità, bisogna fare un tappeto dove loro pascono lentamente e raccolgono le esche. Quindi noi dobbiamo fargli trovare molte particles. Io gli darò pellet da 3 mm Swim Steam Red Krill, che le tinche sono innamorate dei gamberetti, dei microorganismi, e il krill è un validissimo prodotto. Inoltre sono di colore rosso, il colore che piace alle tinche. Diamo pellet, soprattutto esche inerti, perché qui c'è molta erba, quindi il rischio è che vadano a finire sotto, per cui le krill rimangono sopra. Poi vi faremo vedere come bisogna pasturare per evitare che tutto vada a finire sotto l'erba. Altro prodotto che noi daremo: Malin Haribut Soft Pellet da 6 mm. Per quale motivo? Perché alle tinche piacciono anche le esche morbide, per cui noi daremo pellet arcrilla ammollate ed esche più grandi da 6 mm. Sono molto profumate, di un colore rosso intenso che tende al viola, e possono essere anche innescate, per cui le usiamo anche come esca di cambio. Passiamo alle esche e pasture. Mais.
Il mais della Dynamite è un mais molto particolare perché viene cotto proprio all'interno della lattina, quindi tutti i succhi rimangono dentro. Inoltre i grani sono selezionati, sono tutti della stessa misura e molto morbidi. Il mais è un elemento che noi diamo per la pesca alle tinche in piccola quantità solo per creare delle differenze di colore, nel caso entrino anche dei cavedani. Altra esca. Bigattino rosso morto. Tutto di colore rosso e morto. Per quale motivo? È sempre lo stesso, c'è erba. Quindi quello che noi dobbiamo evitare è che il bigattino finisca sotto l'erba. Il bigattino vivo tende a nascondersi, il bigattino morto no, rimane sopra. Ora andiamo al classico, i vermi. Il verme, come vi ho detto prima, è elemento chiave. Per dare i vermi bisogna tagliarli, anche perché così escono tutti i liquidi, i succhi che attraggono le tinche. Inoltre il verme tagliato si muove ma rimane sulla superficie dell'erba. Li taglieremo con le forbici a tre lame. Bisogna metterli in un contenitore molto piccolo e poi andare molto velocemente. Ecco qui i nostri chopped worm. Per avere la meglio sulle tinche utilizziamo boilless e boily pellet. Colori misti, affondanti, rosse, accese, affondanti. Queste sono delle picce mango da 10 mm. Boily pellet di tutti i colori. Oppure passare a delle pop-up. Sono pop-up di tutti i colori. Infine l'ultima esca, delle soft pellet, red krill. Queste sono delle nuove pellet che possono essere innescate direttamente sull'amo, quindi vengono usate da chi pesca al colpo, oppure su air rig, hanno una consistenza molto particolare e soprattutto hanno due misure, 4 e 6 mm. Guardate. Eccole qui. Ogni confezione in realtà ne ha due, una più piccola e una più grande, così possiamo variare anche le misure. Allora, siamo nella fase di pasturazione. Io ho preparato pochissima pastura e adesso, con l'ausilio di una gabbietta, andrò a lasciare sul fondo le particles. Perché ho fatto poca pastura? Perché l'ho fatta asciutta, perché quello che voglio è che il pasturatore si apra all'impatto e le esche scendano a colonna. Una cosa molto importante, perché se io le faccio le porto direttamente sul fondo e aspetto che si scioglie, uno le concentro troppo e in secondo luogo vanno a finire sotto l'erba. Per cui io caricherò molto di particles il pasturatore, metterò solo due piccoli tappi che si aprono all'impatto con l'acqua. Vi faccio vedere. Un po' di pellet, un po' di mais. Allora, abbiamo dato mais e pellet, adesso andiamo a dare vermi e bigattino morto. Normalmente si usano gli open end per dare vermi. Noi utilizzeremo una gabbietta perché, come vi ho detto, si dovrà aprire a galla. Adesso lancio e vi faccio vedere come. Un po' di vermi, un po' di bigattino morto. Li metto dentro col pollice. Metto due piccoli tappi di pastura, non troppo pressati. Due scrolloni e facciamo una pioggia di esche. In fondo creeremo un bellissimo tappeto per le tinche. E adesso vi faccio vedere che succede quando noi facciamo aprire a galla il feeder. Le esche scendono così. Mentre se noi le avessimo mandate sul fondo col feeder, sarebbero tutte in mezzo all'erba. Così creiamo un bellissimo tappeto di mais e vermi.
sto pescando, vedete, con una Commercial 911, che guardate la sua azione parabolica, con una bella tinca, non so se riuscite a vederla adesso che è in acqua. E ho preso questa canna perché mi dà la possibilità, con la sua azione diciamo armonica, di avere parecchio divertimento nella cattura di questo tipo di pesce, che mediamente sta intorno al chilo. Ho abbinato a questa canna un mulinello, un Rarenium CO4, per avere un maggiore equilibrio in tutta l'attrezzatura. Eccoci qua, un'altra bella tinca che popola queste acque. Eccoci qua. Ecco, questo è un bellissimo maschio, con queste sue pinne fatte a cucchiaio. Eccolo qua, questo è quello che noi chiamiamo affettuosamente Super Ciccio. Eccolo qua, eccoli qua. Di parlare dell'attrezzatura che abbiamo usato per questa pescata. La pesca si svolge entro i 25 metri, quindi dai 20, 21, 22, anche 19 talvolta. Per questa tipologia di pesca dobbiamo utilizzare delle canne più corte, di 11 piedi, che hanno una buona riserva di potenza, perché comunque cavedani, tinche, pesci sopra il chilo sono molto forti, soprattutto sotto riva. Noi peschiamo su pedane alte 3 metri da riva, per cui tendono ad andare verso il basso. Allora, per assorbire queste partenze, utilizziamo delle canne da carpodromo, in particolar modo la serie Commercial 9-11 piedi. È una canna formata da 5 elementi: sono 3 vette, una è montata, due ve le mostro, che si innestano sul primo elemento, quindi la canna ha due pezzi, non hanno quiver, i quiver sono innestati, per cui non sono intercambiabili, sono di varie potenze, così che la parte sotto è raccordata con il quiver, quindi queste canne con qualsiasi punta non fanno l'effetto unghia che fanno molte canne da feeder. Inoltre ha due elementi centrali, uno che la porta a 11, uno che la porta a 9, che è questo piccolino che vi mostro. Vanno inseriti all'interno del calcio. Quindi la canna rimane sempre in due pezzi. Quindi abbiamo varie possibilità: 3-9 piedi con 3 diverse potenze, 3-11 piedi con 3 diverse potenze. La canna è costruita in carbonio HPC, high pressure carbon, in questo caso, ed è la prima canna da feeder che Shimano realizza in HPC. Dopo la Commercial ha iniziato a realizzare tutte le canne più importanti in HPC: la Spire, la Fireblood, l'Ultegra e la Beastmaster in particolare. L'azione di questa canna è molto progressiva. Ora parliamo del mulinello. Nel nostro specifico, uno dei mulinelli più belli di casa Shimano, un vero e proprio gioiello. Questo è l'Aero in CI4 Plus. Il CI4 Plus è un materiale ultra leggero e molto resistente. La sigla Plus significa che rispetto al CI4 classico è stato ulteriormente migliorato. E
È un mulinello 4000 che pesa 255 grammi. È leggerissimo, ma ha una potenza incredibile. La velocità di recupero è 4.8 a 1. Anche con pesci molto molto importanti non va mai in sofferenza. Si possono fare anche carpe da 7-8 kg, non ha nessuna difficoltà, come un pesce bianco con lo 0.10, perché ha una frizione micrometrica fantastica. La particolarità di questo mulinello è il corpo molto compatto, tipo mulinello da surf o anche da car fishing, ma una bobina molto grande con profilo ARC. Cosa significa? Che questo mulinello è in grado di far volare il filo via come seta. Inoltre l'imbobbinamento è perfetto e con un giro di manovella fa 88 cm. È un mulinello fantastico, 6 cuscinetti, X-Chip. L'X-Chip è una tecnologia particolare di Shimano che riguarda l'ingranaggeria interna ed è utilizzato solo nei mulinelli di alta gamma, e questo lo è sicuramente. La versione da feeder è la versione più lenta. È inoltre dotato anche di riduttori, che ora vi vado a mostrare. Sono dei riduttori di bobina che si applicano intorno e consentono di caricare meno filo rispetto alla bobina priva di riduttori. Termina così una sessione di pesca sicuramente da ricordare, ma noi a questo, devo dire la verità, siamo abituati perché Nando e Francesco ogni volta riescono a regalarci sempre emozioni nuove, riescono sempre a regalarci uno spettacolo difficile da scordare, questo è poco ma sicuro. Carnieri come questi, l'ha detto appena ora Nando, carnieri come questi non contano quanti anni sono quelli trascorsi sulle rive di un fiume, di un lago o di un mare. Carnieri come questi lasciano sempre a bocca aperta, e questo, un frutto, una pescata come questa non è mai casuale, ragazzi, assolutamente no. Ogni particolare, ogni piccolo tassello deve stare al proprio posto, perché altrimenti carnieri come questi non arrivano, di questo ne potete stare certi. Ma questo è il feeder, ragazzi, e questo è il feeder interpretato nel migliore dei modi da questi due veri specialisti.